È tutta dedicata ai corti italiani la serata di mercoledì del River Film Festival sulle rive del fiume Piovego a Padova. Sono 9 i film in concorso in questo Festival internazionale del cortometraggio. Si comincia con La cura di Andrea Andolina. La signora Dotti si reca in un ospedale di una grande città italiana per curare un'affezione che la tormenta da tempo. Sono felice di comunicarle, signora Dotti, che la sua Caput Mundi affezione. di Clelia Di Brigido racconta le disavventure di una donna straniera che, affascinata dalle bellezze di Roma, cerca una stanza in affitto. Alla fine la troverà. Vieni, vieni. Il signore è servito di Nicolò Pirramidal e ambientato nel 1944. Beppe, il protagonista, è nella bottega di barbiere con Nanni, giovane poeta, Tony, un contrabbandiere in contatto con alcuni ebrei, e il suo piccolo figlio Nicolò. L'ingresso di un ufficiale nazista cambierà il corso degli eventi. Stava uscendo? La serata continua con Beautiful di Alessandro Capitani. Veronica, 20 anni, prigioniera di un enorme corpo, durante una festa viene presa in giro da un ragazzo. Lei offesa si chiude a chiave nella toilette, ma il fato ha in serbo una piacevole sorpresa. Io comunque sono single, vero? Com'è? Non è che non è innamorato? No. Francesca Woodman è la protagonista del film di Marco Berton. La fotografa statunitense influenza nella vita e nel lavoro il protagonista Paolo, fotografo all'apice della carriera, che deve Grande affrontare artista. una crisi artistica e Io non sono un interiore. artista. No. Click, click e ancora click. Si svolge in Sardegna la storia raccontata da Andrea Zuliani, For Anna. Due bambini giocano in un piccolo borgo, un incontro magico che non dimenticheranno mai. Mi dispiace che non puoi parlare. Una confessione, quella di una ragazza inglese, è il tema centrale di Italian Miracle di Francesco Gabriele Antonio. Deve tradurla, ma entra in conflitto con il parere del prete e la sua decisione avrà effetti sul destino dei protagonisti. Madonna, non bestemmiare, scusi. Leonarda Madonna, che di palle. Luca Brinciotti si basa sulla storia vera della famigerata serial killer italiana Leonarda Cianciulli, conosciuta anche come la saponificatrice di Correggio. Credendo di essere stata maledetta dalla madre, decide di sacrificare 3 donne per salvare la vita dei suoi figli e con i corpi fa saponi e biscotti. E per chiudere, Domani di Alberto Vianello, una giovane coppia italiana emigrata in Francia, sta affrontando una situazione imprevista. In caso di maltempo, la serata si recupera venerdì 3 giugno al Fronte del Porto.